Da qualche settimana il ritorno alla socialità con l'allentamento di una serie di misure di protezione, il calo della copertura anticorpale accordata dai vaccini e la presenza crescente dell'ultima variante Omicron 2, molto più contagiosa del 30%, sta alimentando di nuovo paure rispetto ad una nuova rapida impennata della curva epidemiologica. Le ultime ondate del Covid potrebbero trasformarsi però in un'endemia, una fase in cui il virus continuerà a circolare ma senza causare le emergenze sanitarie. Diciamo, quando questo virus diventerà virus endemico e quindi in grado di dare solamente un banale raffreddore, significa che sarà diventato altamente trasmissibile, forse ancora più di Omicron 2, e a patogeno. Il calo di attenzione per il responsabile del Dipartimento di Microbiologia dell'Ospedale Civile di Pescara è dettato anche dal fatto che i mass media si siano concentrati maggiormente sul conflitto in Ucraina. Il cittadino medio inconsciamente pensa che magari la situazione sia del tutto passata, quando in realtà purtroppo le cose non stanno poi in questi termini. Il calo relativo nella diffusione tra i giovani ha spinto alcuni esperti a ritenere che questa potrebbe essere l'ultima ondata di contagi. Dunque, la pandemia di Covid-19 presto somiglierà a una sorta di raffreddore, con recrudescenza in coincidenza con l'abbassamento delle temperature, lasciandoci relativamente liberi d'estate. Una diffusione a clessiva. C'è una fase, diciamo, che stiamo ancora vivendo, dove c'è una grande quantità di soggetti infetti, poi si ha un restringimento che corrisponde al grande caldo, laddove però non c'è una strozzatura, c'è un restringimento, cioè il virus rimane e poi graduale aumento graduale dei casi nei mesi più freddi. Ci sarà bisogno di una quarta e addirittura una quinta dose e se sì, l'importante è farlo nel periodo autunnale, non aspettare dicembre come lo scorso anno. Probabilmente ci sarà bisogno di una quarta dose che in maniera diciamo intelligente dovrà essere eseguita appunto in autunno. Io penso che nel volgere di 12-18 mesi probabilmente fortunatamente questo virus si attenuerà completamente.